Buongiorno a tutti, benvenuti. Siamo un pochino in ritardo perché abbiamo condiviso un problema tecnico che però pare risolto. Quindi stamattina facciamo una riflessione, una digressione a più voci e speriamo poi di poter avere anche dei contributi da chi attraverso la chat magari ci lancia delle idee, delle provocazioni. L'idea, l'intento è questo, più che essere un momento proprio di formazione dall'alto, come spesso avviene oggi tra professionisti, ci scambiamo un po' di idee e di visioni. Sono molto contenta per l'eterogeneità di questo contesto, visto l'elenco dei partecipanti, non ci sono neppure ancora tutti quelli che si sono iscritti perché abbiamo raggiunto dei numeri veramente consistenti e ringrazio quindi del consenso che questa iniziativa ha accolto. Saluto colleghi che si occupano di formazione, agenzie formative che si sono affacciate per confrontarsi con noi questa mattina e saluto anche colleghi e persone che collaboreranno anche all'interno di questo importante progetto che Upel Welfare si vuole porre come servizio agli ambiti di supporto alla progettazione e alla realizzazione proprio di questa linea, chiamiamola 114 del PNRR. Quindi evidentemente questo core business di Upel più legato alla formazione e questa nuova branca che da 2 anni e mezzo ormai dirigo di Upel Welfare ci consente di avere il coraggio, la forza, l'entusiasmo di proporci anche su sollecitazione di alcuni dei nostri associati proprio per fornire questo tipo di supporto. Io con me oggi ho invitato a questa riflessione Paolo Brambilla che è assistente sociale, supervisore e che nel tempo ha avuto esperienze di direzione di servizi, quindi supervisione anche organizzativa e si sta occupando in quest'ultimo tratto di vita invece di un'attività diciamo anche sfidante che è quella dell'inserimento disabili. Guendalina Scozzafava che è già consigliera dell'ordine degli assistenti sociali della regione Lombardia, oggi assistente sociale libero professionista, supervisore e sicuramente curatrice profonda di temi deontologici e importanti per la professione. Purtroppo i tempi stretti di questa idea, di questa iniziativa non ci hanno consentito l'accreditamento. Voi sapete che noi abbiamo frequentemente corsi accreditati anche con crediti deontologici, però per questa iniziativa non abbiamo evidentemente avuto il tempo materiale di farlo. Sarà nostra cura invece per tutti gli altri percorsi che faremo anche in maniera più personalizzata rivolta agli ambiti di procedere con l'accreditamento nazionale e regionale e ovviamente con i profili anche dei crediti deontologici necessari. Quindi io lascio soprattutto ai colleghi la digressione sugli aspetti professionali e su questa importante acquisizione che finalmente il PNRR consente di avere di questo aspetto della professione che negli anni, da quando si è insinuato anche nelle scuole di servizio sociale ad oggi, ha rappresentato evidentemente una idea ondivaga, no? Talvolta più vicina al controllo anche amministrativo o al controllo della rispondenza delle azioni del professionista sociale rispetto al mandato anche amministrativo istituzionale all'interno di un ente. Noi abbiamo da riposizionare quindi il concetto di supervisione secondo quello che è l'approccio più di supporto evidentemente alla professione come rilettura esterna tra pari qualificati di quello che è successo all'interno del percorso evidentemente di presa in carico, di assistenza, eccetera, ma evidentemente con un aspetto che tocca, quindi, ma lo diranno molto meglio di me i colleghi, evidentemente
anche l'eterno dilemma dell'assistente sociale che da un lato ha il suo core professionale, di una professione che ha un albo e che negli ultimi anni è stata particolarmente attenta a riqualificare, a riposizionare il ruolo, e l'altro però il mandato istituzionale, la giacchetta che ti deriva da quando sei in un contesto pubblico a fare il dipendente di un ente che ha determinati ruoli e quindi che sta in un ordine anche gerarchico. Tale ordine, tale contesto e tale mandato sussiste anche per tutta quella parte di professione sociale che è in appalto, in particolare non solo gli assistenti sociali ma anche tutto il mondo degli operatori. Ecco perché qui ho parlato di operatori, perché noi parliamo di psicologi, parliamo di educatori che spesso vengono acquistati o come liberi professionisti oppure come in appalto, ma evidentemente anche in questo contesto si trovano ad essere assimilati agli incaricati di pubblico servizio. Questo lo dico perché è importante partire da questo. Velocissimamente però devo andare su alcuni aspetti, mi preme per contestualizzare l'input che ci è stato dato nell'agosto scorso a questa filiera che si aggiunge ad una serie di livelli essenziali di cosiddetti LEPS che annunciati soltanto in tempi non sospetti, parliamo dell'anno 2000, vengono finalmente, faticosamente a portarsi a compimento in tempi più recenti, e soprattutto la spinta viene data da questo vero e proprio piano Marshall che è il PNRR, che consente quindi di allineare tutte quelle azioni che un po' silenti si stavano sgomitando per trovare la loro dignità, vedi ad esempio le dimissioni protette. Io poi seguirò la chat mentre i colleghi parleranno, quindi i contributi che arrivano li vedo io e magari interrompo i colleghi per porre delle questioni. Chi eventualmente volesse partecipare per dare un contributo orale alla platea dovrebbe essere, per il tipo di piattaforma che stiamo utilizzando, accreditato come relatore. Quindi in questo caso io già ringrazio Claudia per la flessibilità che la segreteria dovrà avere nel proseguo di questo lavoro di stamani. Livelli essenziali dunque, a partire dalla 328, a proseguire immediatamente dopo con la riforma costituzionale, e qual è stato l'iter di implementazione. Lo riepiloghiamo perché bisogna partire da lì, da dire cosa stiamo facendo e che rango ha quello che stiamo facendo a questo punto nel sistema dei servizi. Riforma costituzionale, siamo nel 2001, articolo 117,2, lo Stato ha legislazione esclusiva in alcune materie, la Regione ha competenza esclusiva nella materia sociale, ma ad esclusione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Quindi togliamo dal livello regionale questo tema dei livelli che vanno garantiti dalle Alpi alle Madonie in maniera indistinta e uguale per tutti. Competenza quindi dello Stato, finanziamento dello Stato. Ancora anno 2009, legge 42, delega al governo in materia di federalismo fiscale. Tra i molti riferimenti si fa proprio all'articolo 20,2, la legge statale disciplina la determinazione dei livelli essenziali di assistenza, dei livelli essenziali delle prestazioni, e fino a loro nuova determinazione si considerano livelli essenziali di assistenza quelli già fissati sulla base della legge statale. Quindi quello che c'è come LEA, come l'IVEAS, come LEP si prende, altrimenti poi sarà, come dire, una legge statale che determinerà di volta in volta i livelli.
La 328. La 328, per l'appunto, all'articolo 22,2, ferme restando le competenze in materia di LEA, livelli essenziali di assistenza che afferiscono all'ambito sanitario nazionale, e ovviamente quelli che ne derivano dall'integrazione sociosanitaria, parliamo qui ancora del decreto legislativo 502-92 e successive modifiche e integrazioni, quindi i vari livelli di integrazioni, prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, si definiscono però un elenco, già nell'articolo 22 della 328, di materie che poi stanno ferme, silenti per anni e pian pianino, con processo molto recente, stanno arrivando finalmente ad essere accreditate, regolate, finanziate come livelli essenziali. Parliamo quindi di misure di contrasto alla povertà, di sostegno al reddito, servizi di accompagnamento, con particolare riferimento a senza fissa dimora, e qui a partire dalla sperimentazione appunto del SIA, poi REI, poi reddito di cittadinanza, oggi housing first, stazione di posta, diritto alla residenza, residenza fittizia e quant'altro. Misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana. E qui tutto il tema che oggi nel PNRR diventa la linea 112, e quindi la deistituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, e la linea 1.2, quindi l'autonomia dei disabili, in questo progetto molto rigido, molto già precostituito di casa, formazione e lavoro. Interventi di sostegno per i minori in situazione di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine, l'inserimento presso famiglie o anche accoglienza in strutture di tipo familiare, promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. E qui arriviamo alla linea 111, il PIPPI che diventa il livello essenziale e che in qualche modo trova la sua completezza tra tutte le sperimentazioni che vanno da PP1 a PP11 fino a quelli che sono gli ambiti residuali oppure sperimentatori di PIPPI edizioni vecchie, che arrivano oggi col PNRR a poter mettere a punto la sperimentazione di questo sistema a prevenire l'istituzionalizzazione dei minori. Misure per il sostegno alle responsabilità familiari, per armonizzazione dei tempi di vita e di cura, e misure di sostegno alle donne in difficoltà, misure per la piena integrazione dei disabili, quindi progetti personalizzati, articolo 14 della 328, e interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio. Quindi tutte le linee del PNRR in qualche modo si ricordano di questi input dati nel lontano anno 2000. Comma 4, si fa riferimento comunque e si dà un input alle leggi regionali e agli ambiti territoriali di rammentare e quindi di preoccuparsi anche dell'erogazione del servizio di prestazione, diciamo, di servizio sociale professionale, segretariato sociale ai fini della consulenza, del supporto e dell'informazione, quindi il segretariato sociale, diciamo, chiamiamolo così, più o meno dappertutto lo chiamiamo così, servizio di pronto intervento sociale, quindi qui i servizi di emergenza urgenza, i servizi di dignità quasi al 118, di equiparazione al 118 dell'intervento in urgenza sui bisogni sociali, l'assistenza domiciliare, le strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti fragili e i centri di accoglienza residenziale o diurna a carattere comunitario. Ancora, uno dei primi a sistemare il suo connotato di livello essenziale è l'ISEE,
Decreto legislativo 159-2013, qui insomma per chi mi conosce sa che è un po' il mio terzo figlio, no? Questo ISEE che in qualche modo aveva cominciato così un po' in sordina con una autodeterminazione forte regolamentata dai comuni, dagli enti erogatori dove dovevano stabilire una serie di cose, via via, quindi siamo nel 98, nel 2000 si dà una assetto un pochino più ordinato e trasversale, collocando presso l'INPS il sistema, il calcolatore ufficiale. Nel 2013, a fronte anche di alcune boutade che a livello regionale si stavano generando di ISEE regionali, indicatori regionali, l'intenzione del legislatore è forte nel dire che la valutazione economica di chi richiede prestazioni sociali agevolate debba essere unica a livello nazionale. E per far questo fa una forzatura incredibile definendo l'ISEE un livello essenziale delle prestazioni. Quindi non solo la determinazione, l'utilizzo di un indicatore articolato per valutare l'AN e il quantum delle prestazioni, ma questa unicità di calcolo su tutto il territorio nazionale, le medesime competenze scavalcando completamente, quindi esautorando ed escludendo le regioni, che pure avevano una competenza sociale che a vario titolo avevano già espresso, dal definire questa materia. Ma per fare questo, appunto, stante la riforma costituzionale, altra via non c'era se non quella di far diventare l'ISEE un livello essenziale delle prestazioni. E poi arriviamo per l'appunto al 147-2017, l'introduzione di una misura nazionale a contrasto della povertà che diventa strutturale, che si basa su un'analisi multidimensionale che diventa a livello essenziale anch'essa e che si fonda su un progetto personalizzato che diventa non solo come strumento, ma come elementi in esso contenuti, livello essenziale, diritti esigibili. Arriviamo quindi al reddito di cittadinanza, conversione in legge del decreto legge 4 2019 e poi arriviamo anche alle leggi di bilancio. Legge di bilancio 2021-2022, per l'appunto importantissima. Un caposaldo del sistema sociale, sicuramente quello di introdurre all'articolo 1,797 il potenziamento del sistema dei servizi, portando a livelli di rapporto numerico residenti operatori da 1 a 5.000, da 1 a 4.000 e quindi il finanziamento del servizio sociale professionale. Riepilogato qui le azioni principali sia di introduzione come livello essenziale delle prestazioni con le fonti di finanziamento relative e sia anche quello dell'attuale potenziamento, quindi potenziamento delle professioni sociali o servizio sociale professionale come l'EPS. Come vedete, quindi ci sono delle classificazioni diversificate che ci traducono oggi con questa tabella lo stato in cui siamo. Evidentemente tra le fonti di finanziamento noi abbiamo sicuramente il Fondo Nazionale Politiche Sociali, ma anche il Fondo Povertà, il PON Inclusione, i fondi di solidarietà comunale, quindi i livelli qualche comune ha ricevuto già dall'anno scorso e quest'anno avrà un potenziamento, trasferimenti di fondi attraverso il sistema SOSE di quelli che sono i livelli essenziali, gli obiettivi di servizio. Veniamo alla supervisione in particolare, che è l'oggetto di oggi, dopo questa premessa più ampia e generale sui livelli essenziali, la supervisione del piano nazionale. Una descrizione sintetica ci viene data dal Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021-2023, è un processo, quindi
all'interno di tutto l'intervento professionale, un accompagnamento a questa operatività complessa, a tutte le fasi del pensiero e dell'azione di un percorso tipico anche di presa in carico, una distanza che si genera come rivisitazione, rilettura, revisione di quelli che sono stati i passaggi per analizzare con lucidità la dimensione anche metodologica, ricollocandola in una dimensione corretta con uno giusto spirito di critica, di autocritica e di ricerca del miglioramento continuo. Quindi fortemente legato alla qualità dell'intervento e anche evidentemente alla prevenzione del burnout, perché un momento diciamo di esondazione o comunque, o se no viceversa, di implosione di tutte le professioni sociali, proprio spesso legato all'isolamento, alla fragilità che deriva dal non aver modo di confrontarsi, rivedersi, di mettersi questo specchio. In ogni caso, anche l'aspetto diciamo relativo al piano amministrativo, ai rapporti tra i professionisti, per esempio all'interno dell'equipe, un comune obiettivo quindi di rivedere, rileggere le criticità che possono emergere in una chiave di miglioramento della qualità. Ovviamente ci sono dei setting di cui parleranno meglio di me i colleghi e in qualche modo diciamo una rilettura delle azioni anche finalizzate, e qui sono più gli aspetti diciamo di mia competenza, a migliorare l'organizzazione del lavoro e a pulire certi procedimenti, che se è vero che non sono procedimenti amministrativi in senso stretto, ma in qualche modo realizzandosi in un contesto pubblico devono sempre avere in mente tutti quelli che sono gli aspetti che possono condizionare, influenzare, non ultimo il diritto di accesso, la trasparenza, il processo diciamo logico e giuridico di allocazione delle risorse. In tal senso io rilancio e rinvito che noi anche qui faremo digressioni e riflessioni proprio subito dopo Pasqua con l'avvocato Gioncada e Gwendalina Scozzafava proprio su questo aspetto qua, perché in qualche modo è vero che è un tema che subisce delle variazioni proprio perché la giurisprudenza spesso interviene, ma anche le normative più recenti anche in materia di riforma del processo ci stanno imponendo un'attenzione al bilanciamento degli interessi contrapposti che sono in gioco quando c'è un ruolo diciamo professionale però in un contesto istituzionale. La supervisione non è un controllo tecnico-amministrativo e sicuramente anche l'aspetto psicologico in senso stretto non è preso in considerazione. Le dinamiche relazionali legate proprio alle chimiche, alle antipatie non entrano, quindi contestualizziamo in ambito professionale e teniamo a parte tutto quello che a volte invece è stato in maniera un po' maldestra inteso come supervisione. Non è che io ti mando lì l'ispettore a vedere come tu fai la relazione o come archivi certe cose, quella è un'altra cosa, è assolutamente un'altra cosa. Quindi gli obiettivi sono rafforzamento, miglioramento della qualità, della vita, del lavoro e anche dei gruppi, ristrutturazione degli strumenti relazionali e comunicativi, sia interni sia esterni, ridimensionamento della tendenza al fare, all'essere in trincea, diciamo, all'agito immediato, sostenendo quindi delle competenze anche autoriflessive. Si dà spazio ad una riflessione condivisa. Il gruppo professionale è un grande elemento di coesione, di qualità del servizio, di impatto
tutto sull'equità e sulla pari opportunità dei cittadini. E evidentemente tutto questo produce anche attraverso vari metodi, vari strumenti di cui parleranno i colleghi, l'azione buona. Quindi buone prassi, capacità di problem solving, condivisione e riutilizzo, orientamento dell'attività alla raccolta di dati, questo per chi poi si trova appunto a gestire servizi, a dover dar conto, è molto importante, un aspetto molto sottovalutato o comunque sempre un po' osteggiato, ritenuto un adempimento burocratico in senso stretto, ma visto come un elemento invece che riesce a conferire alla professione un respiro di maggiore scientificità, riproducibilità. Iniziative di sistematizzazione delle conoscenze, delle esperienze e ricerca. Chi sono i destinatari secondo la scheda LEPS? Non solo gli assistenti sociali impegnati nell'ambito, ma le figure professionali che sono presenti nei territori, nei servizi, quindi psicologi, educatori, pedagogisti. Compito quindi sostenere l'operatore sociale nell'elaborazione teorica, quindi nel collegamento tra la teoria e la prassi, nell'identità professionale, nella rielaborazione della sua esperienza professionale. I requisiti delle professionalità coinvolte sono evidentemente non soltanto l'appartenenza alla stessa professione del gruppo, all'essere quindi un super partes, un super inter pares, non è il superiore gerarchico che può fare evidentemente il supervisore, quella è un'altra cosa, è una forma di controllo diverso, e non de cioè, sgombriamo, non credo che sia questo ormai più il caso, però siccome negli anni c'è stato un po' di confusione su questa supervisione uguale controllo, quindi è il superiore che fa supervisione, no? Percorsi di formazione, di qualificazione dei soggetti che si occupano di supervisione. Esterno all'organizzazione, meglio. Modalità operative, diritto-dovere. Questo è un diritto per il professionista, ma anche un dovere per il datore di lavoro, un obbligo. Diritto, dovere di supervisione può essere fatto, deve essere fatto sia per quelli che sono i dipendenti interni all'ente, sia anche per quelli che sono in gestione esternalizzata. Veniamo all'organizzazione, poi in chiusura, diciamo, io vi prenderò questi 10 minuti per ribadire quelli che possono essere gli input che possono essere utili anche per la progettazione PNRR e quello che può essere il supporto che UPEL Welfare può dare agli ambiti in questo momento. Supervisione monoprofessionale, 15 operatori, incontri di 2 ore, continuità nel tempo, numero adeguato di incontri. In equipe si può avere una supervisione organizzativa in aggiunta al livello minimo di ore di supervisione e non in sostituzione. Ci dovranno essere presenti tutte le figure professionali che entrano nell'equipe multidimensionali, proprio per lavorare sulle modalità di funzionamento dell'equipe. Attività di supervisione, e qui può esserci anche ovviamente un professionista diverso. Che evidentemente ha esperienza, abitudine a supervisionare, a lavorare con i gruppi, soprattutto quando i gruppi vedono partecipare professionalità afferenti ad enti diversi, con borsellini diversi e con tiramenti di giacchetta diversi. L'attività di supervisione professionale può dar diritto al riconoscimento dei crediti. E veniamo quindi ai pacchetti previsti con finanziamento PNRR. Con questo schemino è tutto molto chiaro, ok? Supervisione di gruppo 16 ore, il costo orario va dai 100 ai 120 euro l'ora, c'è previsto per ogni diciamo percorso un piccolo contributo organizzativo del 7%. Quindi
tipologia di supervisione di gruppo 16 ore, individuale 15 ore, l'individuale può essere anche convertita in di gruppo se ritenuta più idonea, di equip 6 ore, totale annuo livello essenziale, cioè quello che chiede il livello essenziale, poi nulla osta a farne di più, però evidentemente il finanziamento poi va in qualche modo supportato con altre fonti, 37 ore. E questo comprende anche questa quota forfettaria per costi indistinti. Totale per il pacchetto dei 15 operatori 4.750 euro. Qui voglio dirlo perché inizialmente, forse ormai non più, però quando furono visti i budget a disposizione di progetti a finanziarsi con la linea 114, molti territori avevano avuto un misunderstanding, un fraintendimento, ritenendo che quelle cifre fossero il budget destinato a ciascun ambito. Non è così. Quello è il budget massimo di riferimento calcolato sugli ambiti più grandi. In ogni caso, qui molti territori si sono orientati in una visione, una dimensione sovraambito, a mio avviso molto interessante, perché evidentemente questo potrà creare anche delle utili sinergie, confronti e scambi di buone prassi tra operatori che operano, diciamo, in contesti territoriali diversi. E al finanziamento quindi dell'attività concorrono per l'appunto questi 42 milioni, ho detto concorrono, non esauriscono, quindi ci possono essere per l'appunto altre fonti, altri fondi, altri progetti su cui potete finanziare la supervisione. In ogni caso, questi 42 milioni sulla linea, l'investimento 1-1, cioè quello che è il sostegno alle persone vulnerabili, prevenzione dell'istituzionalizzazione e rafforzamento dei servizi, per l'appunto, cubano un numero di progetti assolutamente sufficiente per finanziare con questi 42 milioni veramente una estensione immediata del livello essenziale in tutto il territorio nazionale. Io vorrei davvero solo trarre le conclusioni e quindi lascio in questo momento, guardo un attimo la chat giusto per capire. Buongiorno dalla Alice Carella, seconda circoscrizione di Palermo, dottoressa Rosalia Sciacca e Marsala, terza circoscrizione. Salutiamo il Comune di Palermo che ha partecipato veramente molto numeroso a questa iniziativa e quindi colgo l'occasione non solo per salutare Alice e Rosalia, ma evidentemente anche Renata, ma anche tutti gli altri che sono molti. E la memoria, non voglio diventare nostalgica, ma corre alle. Ah, tanto tempo fa, una delle primissime mie formazioni proprio per i vari circoscrizioni e municipi di Palermo, bellissimo ricordo. Passo la parola adesso a Paolo Brambilla, e credo che sia questa la No, scaletta, tocca a vero Guendalina, Paolo? Cominci. no, tocca a Guendalina. Tocca a Guendalina, allora scusate, ho sbagliato la scaletta, non male. Allora Guendalina Scozzafava e dopo Paolo Brambilla, come moderatore ho già avuto delle défaillance, va bene. Il ruolo di relatore credo che, come facciamo Claudia, io lo devo rinunciare, ecco. Dovrei aver preso io, se non Bravo, vado errato. perfetto, perfetto. Ottimo, ottimo. Mi oscuro e mi taccio. Allora, confermatemi per favore che vedete il mio schermo. Confermiamo. Si vede? E vedete le slide a schermo intero, corretto? Ok. No, Allora, no, si vede, non si vede in modalità presentazione, Gwen. ora? Sì, ora Sì? sì. Perfetto, Grazie. grazie a voi. Allora, buongiorno innanzitutto. Grazie Nicoletta, grazie UPEL. È sempre importante ripercorrere, come ha fatto Nicoletta questa mattina, quelli che sono stati i passi, i passaggi giuridico-normativi che ci hanno condotto alla situazione attuale, sia a livello giuridico che poi di fatto a livello metodologico e deontologico, con l'adeguamento anche di quelli che sono.
i principi deontologici all'attualità delle professioni di aiuto. Allora, io oggi ho il compito di parlarvi di supervisione. Cercherò, ho tante cose da dirvi in sicuramente poco tempo, quindi cercherò di andare un po' velocemente, perdonatemi, ma vorrei portare un po' a termine la riflessione che ho fatto per questa mattina. Allora, perché parlare di supervisione? Non perché grazie al PNR oggi abbiamo i soldi disponibili, o quantomeno non solo per questo, ma perché l'importanza di parlare della supervisione professionale oggi non è più solo giustificata da un crescente bisogno di aggiornamento culturale, né dalla necessità di una verifica del proprio sé professionale, oramai messo sempre di più in discussione sia all'interno dell'ambito lavorativo sia dell'opinione pubblica. Aspetti questi che certamente di per sé basterebbero a giustificare riflessioni e contributi su questo argomento. I nuovi temi di attualità che si affacciano nel lavoro sociale, l'incontro con culture diverse, i cambiamenti delle strutture familiari, le famiglie multiproblematiche, le cosiddette nuove povertà e le più recenti trasformazioni normative del diritto civile e della famiglia, alle quali ci affacceremo tra qualche tempo, richiedono agli operatori sociali di assumersi nuove responsabilità e funzioni che li sollecitano ad integrare le loro competenze e li portano ad interagire con una sempre più vasta molteplicità di soggetti differenti. In questo quadro si impone la necessità di ritagliarsi degli spazi di pensiero che aiutino a mantenere una maggior lucidità rispetto alla fatica anche emozionale, evitando di attivare meccanismi di richiesta prestazione, il più delle volte risultanti inadeguati a fronteggiare la sempre più maggior complessità dei problemi. Perché è importante la supervisione per gli assistenti sociali? L'intento di voler diffondere la supervisione come strumento indispensabile nell'agire quotidiano dell'assistente sociale, infatti, emerge dall'essenza di questa professione, dall'essenza stessa di questa professione e dall'evidenza che l'operatore è esso stesso, sempre e ineludibilmente, strumento all'interno della relazione d'aiuto. L'operatore scende in campo con la propria soggettività, consapevole della sua importanza e della sua influenza, ma inconsapevole a volte e sempre più spesso senza un'adeguata supervisione, degli aspetti che entrano in gioco in modo latente e che, se non curati e allenati, possono portare verso una prestazione di tipo insoddisfacente, a una amara sconfitta o a una vittoria casuale, molto spesso fuorviante rispetto alla qualità dell'intervento al quale invece tendiamo. Esercitare una professione di aiuto necessita di spazi di pensiero e di rielaborazione dell'esperienza professionale, rendendo indispensabile al professionista il dotarsi di una supervisione che non è un luogo nel quale si assumono decisioni o nel quale il supervisore propone soluzioni agli operatori, ma è lo spazio invece dove si offrono e si co-costruiscono gli strumenti per leggere le diverse situazioni e individuare le strategie più opportune per porre in essere interventi efficaci e funzionali per le persone destinatarie degli stessi. Supervisione e continuo sviluppo professionale sono dunque prerequisiti essenziali, fondamentali per una buona pratica operativa. Da sempre strumento di sostegno alle professioni sociali e psicosociali, la supervisione si caratterizza come il percorso più idoneo per perseguire un miglioramento delle capacità di analisi delle situazioni e delle competenze relazionali nel rapporto con gli utenti e con le famiglie, con i colleghi e con gli altri soggetti della rete dei servizi.
Dalle riflessioni sui singoli casi si possono evidenziare bisogni emergenti, possono maturare strategie di interventi più complessi e rivolti alla comunità, coniugare la pratica professionale con aspetti etici e di carattere deontologico. Non è stato il PNRR il primo a parlare di supervisione, ovviamente. Diciamo però che il PNRR ci ha messo i soldi affinché ciò si potesse effettivamente concretizzare. La supervisione viene definita dall'Ordine degli assistenti sociali come uno strumento indispensabile per rinforzare la professione e per uscire dalle pressioni del quotidiano e dell'urgenza, al fine anche di strutturare azioni consapevoli nei confronti delle persone, del contesto organizzativo e per prevenire il famoso burnout. Ci sono diversi modi e metodi per fare supervisione e lo stesso termine ancora oggi viene utilizzato con differenti accezioni. Vedremo insieme alcune definizioni di supervisione questa mattina, ma iniziamo ad intendercela in maniera semplificata come uno spazio meta-riflessivo. Supervisione è cambiamento, è nutrimento, è un contenitore e necessita di un setting e di una ciclicità. Ciclicità cosa vuol dire? Vuol dire che la supervisione non è un appuntamento sporadico. Nella supervisione si creano spesso particolari alchimie che producono risultati inattesi. E la scoperta dell'inatteso molte volte è il valore aggiunto dei percorsi di supervisione stessa. Supervisione e identità professionale. Affrontare quindi il tema della supervisione professionale significa non solo riflettere in generale sul ruolo dell'operatore sociale, dell'assistente sociale, sui mandati e sui presupposti teorici e metodologici, ma in concreto lavorare su una sempre maggior consapevolezza della professione per rafforzare la propria identità nei confronti di se stessi, in primis, e del contesto sociale, in un'ottica di qualità dell'intervento che si rifletta in qualità della vita. E vedremo che cosa intendo con questa frase. Si tratta di un processo trasformativo che si dispiega davanti ai nostri occhi nel momento in cui le emozioni trovano parola e si può accedere ad un livello di consapevolezza di quel che sta succedendo nel proprio lavoro. Questa consapevolezza apre la possibilità di una nuova visione e di uno spazio per decidere come e dentro quali confini lavorare con l'altro. Possiamo pensare allora che il supervisore sia anche una sorta di guida verso nuovi punti di vista e verso nuove possibilità di viaggio allo sviluppo delle risorse professionali e personali di chi partecipa alla supervisione. Aiutare stanca. Il lavoro di cura è indubbiamente stressante ed usurante e il professionista, operatore sociale che trascura questi aspetti, ovvero che trascura la riflessione sul proprio agire professionale e sulle ripercussioni emotive e psicologiche del proprio agire professionale, rischia problematiche come quelle del burnout. Il diretto contatto con le condizioni di sofferenza, di problematicità in cui versano le persone a cui offriamo la nostra professionalità, necessita di una adeguata capacità di rielaborazione emotiva dei vissuti, dei significati e delle risonanze personali che questi significati assumono, che fa i conti anche con il nostro grado di rigidità o al contrario di flessibilità nelle relazioni interpersonali. Vi è poi un aspetto sociale e istituzionale che incide nelle relazioni di aiuto e le problematicizza,
che è quello, ahimè, delle risorse e degli strumenti di cui si dispone per tutelare e per sorreggere le persone che si rivolgono a noi. Chi lavora nelle pubbliche amministrazioni comprenderà esattamente di che cosa sto parlando. La crisi economica e finanziaria e la parallela contrazione dei sistemi di welfare incide anche sul nostro lavoro e sulla percezione del sé professionale. Perché? Perché mette in discussione i livelli di assistenza, le funzioni istituzionali, i rapporti tra diritti e doveri. La carenza di risorse e gli interventi di natura sempre più emergenziale, conseguenza di un welfare di tipo prestazionale e residuale, hanno marginalizzato il lavoro preventivo e promozionale di individuazione di percorsi autopromotivi e solutivi, ponendoci dinanzi al problema di una ridefinizione della dimensione lavorativa propria dell'assistente sociale. È proprio in questi periodi di difficoltà e precarietà che pare opportuno, a maggior ragione, crearsi degli spazi di riflessione, il professionista riflessivo che agisce azioni riflessive. Quali possono essere appunto questi spazi? Quello della formazione e quello della supervisione, sia essa didattica che professionale. Ripercorro velocissimamente la brevissima storia della supervisione nel servizio sociale in maniera molto molto veloce, giusto per intenderci di che cosa stiamo parlando. Il tema della supervisione professionale nel servizio sociale è stato oggetto negli anni di approfondimenti ed analisi da parte di moltissimi autori appartenenti spesso al modello dell'operatività, al mondo dell'operatività. Fatto questo che dimostra come per gli operatori sociali, per gli assistenti sociali, risulta necessario trasferire l'esperienza legata alla prassi ad un livello di elaborazione teorica, attraverso una riflessione costante sulle proprie modalità operative. Il processo di supervisione per le professioni sociali fa la sua prima comparsa sulla scena lavorativa alla fine degli anni Ottanta e anche se non vi è di fatto una normativa nazionale di settore, è possibile individuare una articolata e completa definizione, che è questa. La supervisione professionale è un sistema di pensiero meta sull'azione professionale, uno spazio e un tempo di sospensione, ove ritrovare, attraverso la riflessione guidata di un esperto esterno all'organizzazione, e anche di questo parleremo, una distanza equilibrata dall'azione. Una distanza equilibrata dall'azione. Per analizzare con lucidità affettiva, dove per affettiva intendo emozionale, prendendo il termine dagli studi di psicologia, sia la dimensione emotiva sia la dimensione metodologica dell'intervento, per allocarla in una dimensione corretta con spirito critico e di ricerca. Si tratta dunque di un processo di riflessione guidata da un operatore esperto, possibilmente esterno al gruppo e preferibilmente non imposto, bensì scelto e voluto. Il ruolo di supervisore può essere ricoperto da un professionista con esperienza di servizio e con capacità maieutica e di conduzione di gruppi, soprattutto formato per tale compito. La supervisione professionale è pertanto generativa di nuove idee, di sensi, di nuove consapevolezze e di interrogativi, poiché dà vita ad un processo di riflessività trasformativa. La supervisione consente di superare la staticità delle decisioni prese in solitudine per evitare l'adeguamento immotivato alle procedure, per non ridunciare ai gradi di libertà professionale. Ricordiamoci l'importanza dell'autonomia tecnico-professionale di giudizio dell'assistente sociale e per rendere più efficace la propria azione. La supervisione non è un costo, è un investimento necessario e gli assistenti sociali dovrebbero rivendicarla,
per un migliore esercizio delle responsabilità. È un bisogno del professionista, è un'utilità per l'organizzazione, è un beneficio per l'utenza. La storia della supervisione in Italia è strettamente collegata ed integrata all'evoluzione del servizio sociale. Vi salto tutti i passaggi storici che l'hanno connotata, ma vi dico che la supervisione nasce in Italia con una connotazione squisitamente didattica all'interno delle scuole e si svilupperà poi all'interno degli enti nei quali lavorano operatori non ancora sufficientemente formati a causa anche della mancanza di un inquadramento tecnico preciso della professione. Stiamo parlando degli anni 80. Tale tipo di supervisione viene delegata alle scuole di servizio sociale. Si attua principalmente mediante corsi specializzati di addestramento per gli assistenti sociali negli enti e la fornitura di consulenze ai dirigenti. A partire dalla fine degli anni 60, la contestazione provoca un'ondata di rifiuto per le tecniche e i metodi, soprattutto quelli importati dagli Stati Uniti, accusati di voler integrare l'individuo nel sistema. Questa posizione interrompe anche il flusso dei testi stranieri riguardanti la supervisione. In linea con tutto il rinnovamento culturale, si è alla ricerca di un nuovo linguaggio e si avverte la necessità di rinnovare l'intero sistema formativo. L'enfasi posta sul mutamento sociale e culturale di quegli anni mette in ombra la valenza degli aspetti tecnico-metodologici, soprattutto se riferiti a quelli teorici di tipo psicologico. Si conferma l'idea che le tecniche non sono valide in se stesse, ma solo se rapportate a precisi atteggiamenti mentali e ai valori che guidano la professione. La supervisione, anche a causa delle modalità attraverso le quali veniva implementata, comincia anch'essa ad essere duramente attaccata, in quanto, come diceva prima Nicoletta, mero strumento di controllo dell'operatore sociale. Il nuovo clima culturale implica una pausa nell'elaborazione teorica del servizio sociale. Sembra infatti che per costruire bisogna prima distruggere tutto quello che c'è. Si apre un nuovo dibattito tecnico-metodologico. Si torna a chiedersi cosa sia la supervisione nel lavoro sociale e quali siano le sue funzioni, pur rimanendo costante e indiscutibile la sua valenza qualificativa ed identificativa della professione stessa. Ma ciò nonostante, la supervisione negli anni 90 non trova uno spazio riconosciuto all'interno degli enti e delle organizzazioni dove lavorano gli operatori. Nel clima politico-sociale degli anni 90, l'orientamento aziendalistico delle organizzazioni e della gestione dei servizi sociali, che dovrebbe puntare a un miglioramento della qualità, è di fatto gravato da una diffusa situazione di incertezza a causa del mancato assestamento del quadro istituzionale ed organizzativo, della sua costante mobilità e della conseguente assenza di programmi chiari. Si chiariscono così ulteriormente le motivazioni che hanno spesso causato la mancanza o il poco riconoscimento dato alla supervisione all'interno degli enti locali. Oltre che da un aspetto altrettanto rilevante in termini di importanza, che è quello seppur più banale, passatemi il termine, della carenza dei soldi, la carenza dei soldi necessari agli enti per finanziare un'attività di supervisione, motivo per cui spesse volte si guarda alla supervisione con una certa diffidenza. Tuttavia, anche per il costante aumento di richiesta di supervisione da parte degli operatori stessi, il dibattito attorno a questo tema non si è mai spento e molti autori si sono cimentati in nuove elaborazioni teoriche o in nuove riflessioni e sistematizzazioni. Qui di seguito vi do alcune delle definizioni che nel corso degli anni sono state implementate sul tema della supervisione. Non sto qui a leggervele tutte, poi eventualmente gireremo alla segreteria UPEL le slide, così se possibile ve le faranno avere.
Quello che possiamo notare indubbiamente è che sono molteplici le indicazioni che provengono da questa carrellata di definizioni. Perché? Perché racchiudono l'esito di studi e dibattiti durati veramente qualche decennio. Risulta difficile quindi oggi, nonostante i diversi sforzi che sono stati compiuti, ridefinire la supervisione cercando di concentrare tutti questi contenuti. Ci limiteremo quindi ad evidenziare quelli che sono gli aspetti maggiormente pregnanti. In molte delle definizioni che vi ho riportato nelle slide si legge che la supervisione professionale è una modalità della formazione, un processo con cui si trasmette e si favorisce sviluppo, si mantiene e gestisce la complessità della conoscenza, dove si impara a contenere i rischi, ad adoperare le proprie risorse per il raggiungimento degli obiettivi. Ma leggiamo anche nelle definizioni che essa è una lettura del comportamento professionale per attivare azioni di maggiore efficacia, per finalizzare l'operatività alla qualità del processo, per prevenire situazioni di demotivazione professionale, che è un aspetto strettamente correlato alla sindrome di burnout. Ed inoltre possiamo intravedere nella lettura delle citazioni anche la funzione direttiva e regolativa della supervisione professionale. Possiamo così sostenere che molte sono le anime della supervisione, che ottengono preponderanza le une sulle altre, a seconda semplicemente dei contesti operativi, delle persone alle quali la supervisione si rivolge e degli approcci tecnico-metodologici di riferimento. Supervisione e formazione. Ho utilizzato il termine formazione, quindi ritengo opportuno fare un affondo su questo aspetto, perché supervisione e formazione sono simili, ma attenzione, non sono assolutamente sinonimi. Come abbiamo già evidenziato in molte definizioni, abbiamo rilevato che la supervisione professionale è intesa come una modalità formativa. Vi ho ripreso dunque dall'Associazione Italiana Formatori il concetto di formazione per esplicitare questo aspetto. Formare significa aiutare ad evolvere in termini di conoscenze e quindi sapere, di capacità e quindi saper fare, di atteggiamenti e quindi saper essere. Le tre anime del lavoro sociale: sapere, saper fare, saper essere. A volte trasmettendo precisi contenuti, a volte aiutando a riflettere sull'esperienza, sempre più spesso agendo su entrambe questi piani contemporaneamente. La complessità del lavoro sociale dovuto al continuo mutamento dei ruoli istituzionali, della legislazione, delle problematiche sociali, che quasi quotidianamente vengono alla ribalta. Gli ultimi 2 anni ci stanno mettendo davanti a fatti sociali, a noi, noi intendo di questa ultima generazione, del tutto inediti. Implica la necessità, tutto ciò, di una formazione permanente che permetta agli operatori sociali di fornirsi degli strumenti idonei per comprendere tali avvenimenti e utilizzare questi strumenti al meglio. Gli obiettivi della formazione nel servizio sono l'affinamento dei metodi di lavoro, il sostegno verso l'autonomia e verso la responsabilità della trasmissione agli altri delle conoscenze acquisite, la crescita nella capacità collaborativa anche con altri professionisti, sempre più richiesta,
sia nel pubblico che nel privato, lo sviluppo della propria professionalità attraverso l'acquisizione di conoscenze specifiche relative ai mutamenti sociali in corso, sia da un punto di vista legislativo che culturale antropologico. La supervisione è dunque uno strumento professionale diverso dagli altri, uno strumento capace di agire sul metodo, di agire sulle tecniche, sulla collocazione nel contesto amministrativo e sociale. Abbiamo detto che la supervisione è capace di agire sul saper fare e sul saper essere, e cioè sullo specifico professionale. La supervisione è sempre alla fine un rinforzo dell'identità professionale. È uno strumento di aiuto per conoscersi, per verificarsi e per modificarsi. Vediamo il setting. La supervisione si realizza attraverso relazioni interpersonali ravvicinate. Potremmo anche descriverla come un sistema di interazione tra soggetti portatori di ruoli diversi. Tali soggetti sono l'assistente sociale, l'operatore sociale, il supervisore e l'organizzazione di appartenenza del medesimo. Ma attenzione, tra questi soggetti ce n'è un quarto importante, che è l'utente, che risulta essere alla fine il maggior fruitore dei cambiamenti positivi che l'azione di supervisione apporterà al lavoro sociale. Vediamo un po' questi soggetti che abbiamo citato. L'assistente sociale è il primo soggetto, l'operatore sociale. Vediamo alcune particolari tipologie di operatori sociali destinati ad aver bisogno di supervisione. Operatori che si accingono ad iniziare il primo lavoro, in questo caso la supervisione acquista il significato di garanzia sulla qualità dell'operato dei nuovi assunti, oltre ad una forma di sostegno, di rassicurazione, così anche come richiesto e disciplinato dal codice deontologico dell'assistente sociale. Operatori in occasione di cambiamenti nelle funzioni del servizio, quando compiti nuovi richiedono modifiche nella prassi o nell'attivazione di nuovi strumenti e di percorsi differenti. Operatori in fase di sperimentazione di nuovi aspetti del metodo professionale o di attivazione di nuovi strumenti, come l'utilizzo di uno specifico modello teorico o l'introduzione di un nuovo sistema, penso ad esempio ai sistemi informativi. Operatori che richiedono una supervisione per motivi particolari, come ad esempio la presenza di casi molto complessi, alcune difficoltà rilevate all'interno del proprio servizio. Enti che richiedono una supervisione per una revisione sia organizzativa che relazionale in gruppi professionali omogenei. Si può comunque affermare, in aggiunta a quanto sopra elencato, che in situazioni di cambiamento costante come quello attuale che continuiamo a vivere quotidianamente, la supervisione viene di fatto a riguardare tutti gli operatori sociali, a vari livelli di responsabilità e nei differenti contesti in cui si trovano ad operare. In situazioni di grande disomogeneità, quale quella che caratterizza il lavoro dell'operatore oggi, occorrono accorgimenti organizzativi e di integrazione istituzionale e gestionale particolarmente creativi, intelligenti, efficaci. La professionalità necessita di essere continuamente aggiustata, accomodata. Ecco perché prima parlavo di ciclicità del percorso. E lo strumento per realizzare questo tipo di intervento potrebbe essere certamente la supervisione, intesa come metodo per osservare la complessa realtà nella quale l'operatore si trova ad operare. Da una visuale super, per non perdere di vista la situazione macro e farla omogeneizzare con le strategie micro di intervento. Il supervisore potrebbe quindi avere il compito di allargare la visuale, di non far perdere di vista il generale, pur dovendo spesso lavorare sul particolare, riconducendo alla sostanza e ai propositi generali l'operatività quotidiana.
La supervisione intesa proprio come visione sopra le cose agevola la capacità di gestire efficacemente la necessaria integrazione e congruenza tra il mandato sociale, istituzionale e professionale, promuovendo abilità imprenditive e strategiche di un operatore, che è spesso carico di carichi complessi, emotivamente impegnativi, di difficile o a volte impossibile soluzione. E ancora dobbiamo sottolineare come spesso la dicotomia tra essere e dover essere ponga l'operatore in una situazione di profondo stress, con sintomi di negativismo, di rigidità di pensiero, di isolamento, di ritiro, di perdita di ideali, che altro non sono che la pericolosa anticamera del burnout. Anche in questo caso l'attività di supervisione può prevenire questo tipo di sindrome, aiutando a controllare lo stress professionale, chiarendo cosa l'organizzazione e gli utenti si attendono. Il secondo soggetto che abbiamo citato è il supervisore. Egli dovrà innanzitutto essere in grado di predisporre una sorta di sovrasistema di pensiero, se è vero quello che abbiamo finora detto, che promuova risposte con carattere di processo e che sia capace di mettere in connessione diversi aspetti personali, professionali e di contesto lavorativo. Pensiamo che la supervisione possa costituire un adeguato quadro concettuale e metodologico per creare quel sistema di metapensiero dove rianalizzare l'azione ed il pensiero professionale. Questo metapensiero dovrebbe permettere all'operatore di non perdere di vista nella routine del lavoro quotidiano le finalità proprie della professione. Infatti, il processo di supervisione dovrebbe aiutare i partecipanti a crescere professionalmente, a imparare a leggere e a gestire la complessità del lavoro sociale, ad agire meglio in gruppo e a sviluppare sempre di più o di più l'identità professionale. Se, come abbiamo appena affermato, rafforzare l'identità professionale degli assistenti sociali è uno dei compiti fondamentali della supervisione monoprofessionale, mi sembra logico sostenere che bisogna identificare nell'assistente sociale il titolare della funzione di supervisione verso altri assistenti sociali, così come d'altronde ci dice il Piano Nazionale degli Interventi 2021-23. In altre professioni, ed anche in quest'ultima, talvolta vengono utilizzati supervisori con altre professionalità, che hanno però, a mio avviso, più un parere di un ruolo di consulenti per quanto riguarda l'organizzazione e il coordinamento, o per quanto concerne tematiche particolari, oppure hanno una funzione terapeutica per quanto riguarda altri aspetti più di carattere relazionale. Il lavoro del supervisore appare quindi anch'esso molto complesso e richiede il possesso di alcune caratteristiche specifiche e fondamentali. Nel caso, abbiamo detto, di equip monoprofessionali, essere un assistente sociale e avere una comprovata esperienza nell'ambito sociale, avere seguito percorsi formativi per diventare formatore barra supervisore, possedere una capacità psicopedagogica di trasmissione del proprio sapere ed aver sviluppato un'attitudine formativa, questo ovviamente in relazione al collegamento che vi ho poc'anzi fatto sul concetto di formazione in ambito supervisione. Aver approfondito i fondamenti teorici e metodologici della specificità professionale alla quale ci si rivolge, conoscere se stesso per essere in grado di sopportare e supportare le difficoltà e le angosce degli operatori. Essere capace di acquisire la fiducia degli operatori e dell'istituzione che gli ha conferito il mandato.
Voglio citarvi una definizione di supervisione che ho tratto dal testo Realtà psichica e realtà sociale, che mi sembra alquanto pregnante. Il supervisore è persona dotata di abilità e limiti diversi, che si incontra per un certo problema. Egli sa attingere alla propria esperienza passata per aiutare gli operatori immersi in quell'esperienza. Può aiutare ad esplorare fantasie, concezioni, stereotipi, indizi e contribuire a mettere a fuoco piste inesplorate, lacune o domande nuove. È strutturalmente situato a distanza, non ha la responsabilità delle decisioni del caso o dell'equipe o del progetto. Andiamo al nostro terzo soggetto, che è l'organizzazione. Nel servizio sociale l'organizzazione, oltre a costituire contesto e risorsa per l'intervento, è anche bersaglio di interventi diretti di modifica e di amministrazione intelligente da parte dell'assistente sociale. La specificità del servizio sociale che ha le specificità del servizio sociale che hanno grande impatto sull'organizzazione nella quale gli assistenti sociali si trovano ad operare sono indubbiamente l'importanza della persona, l'attenzione alla sua unicità e all'insieme dei bisogni. L'utente, oggi chiamato persona nel codice deontologico dell'assistente sociale, diventa attore del processo produttivo, in quanto promotore della domanda, partecipatore del processo di soluzione, ricevitore del prodotto finito e valutatore dell'adeguatezza della risposta data. L'intervento che l'organizzazione dà è imprescindibile, ormai lo abbiamo compreso, dalla personalizzazione. L'operatore porta con sé, oltre alla propria personale cultura di riferimento, anche valori ed aspettative tipiche della professione d'aiuto alle persone. Spesso si trova in difficoltà a rispondere simultaneamente alle aspettative dell'organizzazione e a quelle dell'utente, in quanto possono presentare divergenze legate a scelte politiche, a disponibilità finanziarie, a norme che definiscono le competenze a fronte dei bisogni delle persone. Mentre nel settore produttivo il processo termina con il prodotto finito, nei servizi vi è la contemporaneità tra produzione e consumo della prestazione. In questa situazione diventa importante non solo il risultato da raggiungere, ma anche la relazione tra produttore e consumatore. Il prodotto-servizio è impalpabile, il che comporta un rischio presunto da parte della persona e dell'operatore, sia prima dell'acquisto dell'offerta, sia durante il processo, sia al termine dello stesso. È difficile valutare qualitativamente il lavoro sociale, anche perché l'organizzazione, nonostante una certa evoluzione, non è ancora pensata per obiettivi, ma secondo un modello burocratico, categorie di assistiti, prestazioni. È importante quindi che il modello con cui il servizio sociale pensa l'organizzazione, che interessa il servizio sociale, si basi sulla logica per progetto, intesa come la logica che mette in primo piano il risultato che intende ottenere, attraverso l'interazione e l'integrazione di tutti gli elementi che ne fanno parte. L'organizzazione potrebbe chiedere un rapporto di supervisione per chiarire la posizione di ogni singolo operatore al suo interno, per perfezionare le abilità dello specifico professionale, con di conseguenza un miglioramento della qualità dell'operato, per omogeneizzare l'intervento dei suoi professionisti, per intervenire in momenti critici in occasione di cambiamenti nelle funzioni, di nuovi compiti o di mutate condizioni politico-culturali. Al supervisore quindi è richiesto un serio lavoro di ascolto e di interpretazione della dimensione organizzativa con la quale si confronta, per concordare ed assumere la posizione, la centratura emancipativa e migliorativa per il supervisionato e conseguentemente per l'organizzazione stessa. L'ultimo soggetto è quello, è la persona, è l'utente, è il bersaglio principale, abbiamo detto, sia pure indiretto, dell'azione del supervisore. È senz'altro appunto l'utente, comunque in generale destinatari dei servizi.
La supervisione è per l'ottimizzazione del servizio ai clienti, che passa attraverso il corretto operato e il benessere dell'assistente sociale, degli operatori sociali. E per corretto riteniamo rispettoso di quell'unicità che ci rimanda alla personalizzazione degli interventi, che ci rimanda all'autodeterminazione dell'utente, rispettoso dei valori etici sottesi alla professione e supportato da metodologie adeguate e coerenti. Qui ritorna in gioco il ruolo dell'organizzazione, che diventa spesso committente del supervisore in quanto responsabile, in ultima analisi, della qualità del prodotto finale fornito al cittadino. Abbiamo detto, il supervisore interno o esterno all'ente. C'è un discreto dibattito attorno al fatto che il supervisore faccia parte integrante dell'ente nel quale esercita la sua professione, o se debba essere esterno adesso e quindi super partes, per averne una visione più distaccata e quindi più obiettiva. Su questo tema c'è un folto dibattito. La posizione interna all'ente gode senz'altro del fatto di conoscere perfettamente il modello organizzativo, le finalità, le relazioni all'interno di esso e con altri organismi esterni. Funzioni queste che risultano essere indubbiamente importanti per l'attività di supervisione. Questa posizione, inoltre, potrebbe rappresentare un fattore di maggior sicurezza per i responsabili dell'ente, permettendo loro di riconoscere nel supervisore una sorta di fedele alleato nel progetto di intervento richiesto. Ma nello stesso tempo, la posizione del supervisore interno all'ente ha indubbiamente una serie di problematicità, in particolare quando la sua posizione non è scaturita da motivazioni collegate ad una riconosciuta competenza, avvertita tra l'altro anche dagli altri operatori, ma sia determinata in modo a prioristico da una normativa, da regolamenti che prevedono altri criteri di classificazione, l'anzianità di servizio, il ruolo ricoperto precedentemente, la posizione gerarchica. Certamente la posizione del supervisore dovrebbe essere tale da consentirgli di lavorare con sufficiente libertà per raggiungere gli obiettivi concordati con gli operatori, senza che il coinvolgimento nelle situazioni operative possa condurlo a deviazioni contrarie alla sua etica professionale. Personalmente, lo vedete dal disegnino che vi ho messo, credo che quello del supervisore dovrebbe essere uno sguardo da lontano, per poter mantenere la giusta distanza dalle dinamiche del gruppo a cui è rivolta l'attività di supervisione. Difficilmente un operatore si sentirà libero di mettere a nudo il proprio sé professionale davanti ad un supervisore che gli sia gerarchicamente superiore, che faccia quindi parte integrante dello stesso ente e che comunque svolga una funzione stretta di controllo. Passiamo all'ultimo punto di questo mio intervento, che è quello del collegamento tra supervisione e burnout. Il termine burnout significa letteralmente bruciarsi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha riconosciuto il fenomeno come problema associato alla professione d'aiuto. Infatti, la nuova classificazione delle malattie denominata CIP-11 è stata adottata ufficialmente dagli Stati membri durante l'Assemblea Mondiale dell'OMS ed è entrata in vigore, attenzione, dal 1 gennaio del 2022. Perché? Perché accade questo fenomeno del burnout, del bruciarsi? Il lavoro sociale comprende un carico emozionale e gestionale molto complesso, a seguito della costante interazione con le sofferenze delle persone vulnerabili e multiproblematiche. A questo si aggiungono le richieste nel campo lavorativo, i controlli costanti del processo di aiuto, il contesto socio-economico in cui esercita il professionista, le scarse risorse annesse alla crisi e al rallentamento burocratico. Aggiungiamoci dal 2020 il coinvolgimento diretto del professionista nelle problematiche vissute dall'utente stesso. Inoltre,
Le mansioni svolte non prevedono affiancamento nella maggior parte dei casi, non prevedono un supporto di tipo psicologico, di tipo professionale. L'ambiente di lavoro e l'organizzazione talvolta hanno delle ridotte misure di sicurezza, pensiamo ad esempio alle visite domiciliari fatte in solitaria, a delle strutture lavorative prive di elementi di sicurezza per l'operatore. Ma l'elemento scoraggiante è il costante aumento dei carichi di lavoro, spesso distribuito in maniera inadeguata, con conseguente al mancato turnover o a tempi prolissi per le nuove assunzioni e sostituzioni di colleghi. Nel processo di aiuto c'è anche il rischio di subire violenze e aggressioni da parte di terzi. Su questo tema l'Ordine degli Assistenti Sociali si è molto impegnato in termini di rilevazione del fenomeno. Infatti nel 1998 l'Organizzazione Mondiale della Sanità individuava gli assistenti sociali fra le professioni a maggior rischio. E i tanti episodi denunciati hanno indotto le istituzioni politiche di tutela al lavoro a realizzare delle linee guida per far fronte a tale fenomeno. Il professionista cura aspetti delicati delle persone e le responsabilità, così come la gestione, richiedono attenzione, cura, spazi riflessivi per generare un'azione riflessiva. Questo carico di lavoro costante comporta una privazione delle pause e dei tempi di assimilazione delle situazioni che vanno di conseguenza un po' a deteriorare il professionista, spingendolo a fare sempre del suo meglio in modo professionale anche in condizioni avverse. Come prevenire dunque questo fenomeno? Sicuramente dobbiamo curare il benessere dei professionisti. Abbiamo detto che aiutare stanca, quindi diventa fondamentale curare il benessere dei professionisti dell'aiuto. Essendo questa una risorsa e la principale fonte di intervento, come possiamo fare questo? Alcuni modi sono rivisitare la cultura dell'ente, concedere pause, ferie, turni, ambienti di lavoro armoniosi, spazi dedicati alla riflessione, spazi dedicati anche un po' all'isolamento dalla costante stimolazione dell'operatore, riconoscimento e gratificazione del lavoro svolto. Inoltre il responsabile dovrebbe prevedere delle giornate di confronto fra i dipendenti, fra i professionisti. Per un'ottima gestione e organizzazione del lavoro in relazione al numero dei professionisti bisogna inoltre introdurre strumenti di sicurezza, incentivare il dialogo emotivo, introdurre degli spazi di, come dire, di rilassamento, mi viene da dire, rafforzare l'attività di coping ricorrendo a tecniche come la gestione costruttiva del conflitto, il time management. Il nuovo codice dell'assistente sociale, entrato in vigore il 1 giugno del 2020, introduce delle linee guida per affrontare tale problematica e lo troviamo nello specifico nel titolo 7, capo 1, all'articolo 51 e all'articolo 55. L'articolo 51 ci dice che l'assistente sociale segnala al proprio ente di appartenenza l'eccessivo carico di lavoro. Se sussiste il rischio che risulti compromesso il corretto svolgimento della professione, in relazione anche alla tutela e alla salvaguardia dei diritti della persona. La segnalazione precisa e circostanziata è resa in forma scritta. L'articolo 55 al capo secondo, il professionista che riveste ruoli dirigenziali, apicali o di coordinamento riferiti ad altri assistenti sociali, nei limiti delle proprie attribuzioni e dell'organizzazione di lavoro, opera per gestire adeguatamente le risorse e i carichi di lavoro, valorizzando i singoli professionisti e rispettando la loro autonomia tecnica e di giudizio, perseguendo il miglioramento delle relazioni organizzative ed evitando forme di discriminazione. La valorizzazione e la funzione del servizio sociale
favorire le condizioni organizzative per l'applicazione delle norme deontologiche, per la formazione continua e per lo sviluppo di percorsi di supervisione professionale. Portare all'attenzione di chi ha la responsabilità l'esigenza di ambienti di lavoro idonei, favorire il confronto tra professionisti di aree, enti o istituzioni differenti al fine di creare utili sinergie, progetti condivisi, favorire le condizioni per identificare sistemi di valutazione della qualità e della performance equi ed efficaci, promuovendo una cosa importante, poco attenzionata, che è la cultura dell'apprendimento dagli errori. E da qui il collegamento inevitabile con la supervisione professionale. Favorire la partecipazione dei portatori di interessi a processi di valutazione. Le variabili che possono determinare il burnout sono riferibili a componenti soggettive, a fattori ambientali e a fattori socioculturali. Lo scopo principale delle professioni di aiuto è quello, ovviamente, di essere d'aiuto, quindi di supporto agli altri. Spesso le implicazioni emotive sono molto forti nel rapporto tra operatore ed assistito, quasi da non consentire la buona riuscita dell'intervento professionale. Questo accade quando l'operatore si fa coinvolgere troppo dai problemi dell'assistito o da carichi di lavoro ripetitivi. Questi sono tutti quegli elementi che possono condurre al fenomeno del burnout. La sindrome del burnout può colpire in maniera silente e in maniera progressiva, fino ad una massima esplosione. Ai primi sintomi è dunque necessario chiedere aiuto anche ai colleghi che devono sostenersi e aiutarsi prima ancora che aiutare. La sindrome del burnout si presenta come espressione di un particolare logorio psicologico, fisico e psicofisico. È provocato da una sensazione di fallimento e di impotenza, di esaurimento di energia fisica e di abbandono degli ideali professionali. E guardate che nel momento in cui arriviamo a questo segnale dell'abbandono degli ideali professionali è indispensabile lavorare su quello che abbiamo detto essere l'identità professionale attraverso percorsi specifici, mirati e competenti. L'operatore avverte un esagerato squilibrio tra le richieste degli utenti e le risorse disponibili, tra gli obiettivi strategici e quelli realizzabili, tra possibilità e impossibilità, tra bisogni e risorse concretizzabili. Per poter attuare la prevenzione del fenomeno del burnout, gli operatori devono individuare in primis l'obiettivo principe di un servizio alla persona. È necessaria la conoscenza di se stessi attraverso l'individuazione delle motivazioni, delle finalità e delle aspettative che hanno portato alla scelta di una professione di servizio alle persone. Inoltre, è importante individuare le caratteristiche personali che potrebbero limitare le proprie prestazioni professionali, ovvero riconoscere i limiti interni propri. Infine, all'area della nostra conoscenza appartengono il riconoscimento dei limiti esterni che ci sono, bisogna prenderne atto e bisogna, come dire, un po' farci la pace. Per questa ragione vanno cercati e trovati i propri punti di forza che potrebbero compensare i limiti che vengono rilevati all'esterno. Pertanto vanno individuati tutti quei limiti che possono interferire negativamente con il proprio lavoro e le proprie responsabilità operative. Per fare ciò è indispensabile un lavoro introspettivo, oggettivo, formativo e quindi inevitabilmente di supervisione. Nel processo di aiuto, quando si riconoscono dei limiti, ad esempio le difficoltà nel seguire un utente con problematiche che inficiano il proprio lavoro in relazione a vissuti simili, per esempio, o dei propri affetti che denotano un coinvolgimento personale, riconoscere i limiti ne implica il trasferimento dell'azione operativa ad altro collega. Maslach e Leider nel 99 definiscono il burnout come un'erosione dell'anima, un deterioramento che colpisce i valori, la dignità, lo spirito e la volontà delle persone.
Quando si supera la soglia delle condizioni psicofisiche per poter aiutare, si rischia di aver bisogno di essere aiutati. La protratta esposizione a situazioni lavorative emotivamente esagerate ed esigenti possono inficiare il lavoro della professione di aiuto con evidenti segnali di stress. Le dimensioni del burnout sono l'esaurimento emotivo, che si avverte con una sensazione di mancata risorsa emotiva, un'incapacità di ricaricarsi, una stanchezza psicofisica, una sensazione di svuotamento. Un'altra dimensione è la svalorizzazione professionale. Si prova distacco e ostilità nei confronti di qualsiasi richiesta di aiuto. Si mette in atto un atteggiamento negativo verso l'attività che si svolge. Una terza dimensione è quella della depersonalizzazione e della ridotta realizzazione professionale. Si ha la netta percezione di insoddisfazione, di incompletezza e inadeguatezza del proprio lavoro. L'escalation della sindrome del burnout passa dunque dal considerare il proprio lavoro inizialmente importante, pieno di fascino, entusiasmo e prospettive, per poi trasformarsi improvvisamente in una trappola che tesse demotivazione e insoddisfazione. La ricchezza operativa svanisce per cedere il posto alla sgradevolezza e all'insoddisfazione. Si avverte un senso di frustrazione con segnali che cedono il posto alla depressione, all'ansia, alle emozioni negative come la rabbia. Il soggetto che ne viene colpito convoglia verso lo spegnimento di ogni passione e interesse per il proprio lavoro. E questa cosa, attenzione, ha ripercussioni anche sulla vita privata dell'operatore, sulla propria vita familiare e sociale. Vado in chiusura. Parlandovi della supervisione in ambito di deontologia. Della supervisione si parla esplicitamente nel codice deontologico dell'assistente sociale. Nell'ambito della deontologia professionale nel servizio sociale la responsabilità è ricorrente su vari titoli, su tutti sostanzialmente. Il codice deontologico costituisce lo strumento attraverso il quale il professionista si presenta alla società e contestualmente orienta e guida il professionista nelle scelte di comportamento, nel fornire i criteri per affrontare i dilemmi etici e deontologici, nel dare pregnanza etica alle azioni professionali. Si tratta di un codice incentrato, abbiamo detto, sulla responsabilità di una professione a servizio delle persone, delle famiglie, della società, dell'organizzazione di lavoro, nonché dei colleghi e della professione stessa. Lo scenario della responsabilità si apre alla consapevolezza della natura degli atti e delle scelte compiute e delle conseguenze morali e giuridiche che da esse derivano, sia nei confronti di se stessi che degli altri. Al titolo 3 del codice deontologico, nei doveri e responsabilità generali dei professionisti, troviamo l'articolo 24. L'assistente sociale è tenuto alla propria formazione continua, al fine di garantire prestazioni qualificate adeguate al progresso teorico, scientifico, culturale, metodologico e tecnologico. A tal fine contribuisce alla ricerca, alla divulgazione della propria esperienza, anche fornendo elementi per la definizione di evidenze scientifiche. Il professionista si adopera inoltre affinché si sviluppi la cultura della supervisione professionale. L'articolo 19. L'assistente sociale si adopera affinché l'azione professionale si realizzi in condizioni e in tempi idonei a garantire la dignità, la tutela e i diritti della persona. Vediamo dunque come la supervisione si colloca come un diritto-dovere, come diceva prima la dottoressa Baracchini, dell'assistente sociale, ma in generale dell'operatore sociale, in quanto strumento atto a favorire condizioni lavorative idonee e a garantire la dignità, la tutela e il rispetto dei diritti delle persone destinatarie finali del nostro intervento professionale. Ne consegue che la professione dell'assistente sociale ha previsto la supervisione, vista anche come strumento di prevenzione del burnout e strumento necessario a garantire, a favorire il benessere del professionista dell'aiuto. Per prevenire la sindrome del burnout è dunque necessario utilizzare una serie di strategie che vedete qui riassunte molto velocemente, tra cui anche inevitabilmente lo abbiamo capito, quello della supervisione. Chiudo con una bella rappresentazione della supervisione scritta da una collega assistente sociale, la dottoressa
Elena Allegri. È come guardare un quadro. Si può guardare da soli anche senza avere alcuna cognizione relativa all'arte. Il guardare susciterà emozioni, darà un senso all'opera osservata, ma quando si guarderà con una guida, con qualcuno che aiuti a scoprire segni e codici di un linguaggio non conosciuto, si vedranno particolari nuovi, si noteranno connessioni nascoste, si imparerà a guardare dalla giusta distanza per apprezzare una visione d'insieme dell'opera e soprattutto si apprenderà un metodo di osservazione più complesso, applicabile anche nell'osservazione di altri quadri. Io vi ringrazio, spero di essere stata, seppur veloce, sufficientemente esaustiva nei punti che volevo vedere oggi con voi, e restituisco la parola alla dottoressa Baracchini. Grazie a Gwendalina Spazzafava. L'intervento che avevamo concordato, appunto, un intervento molto professionale e di puntualizzazione, no, del senso. Credo che questa oretta e anche la conclusione abbia definito bene e anche in maniera utile, no, a quelli che sono i contributi che qui stiamo dando a coloro che si stanno avvicinando a progettare sul PNRR, indipendentemente da quelli che sono appunto già l'idea su un formulario molto scarno, un formulario molto online su modelli tipo Prince, va bene, però è opportuno che indipendentemente da quello che mandiamo al Ministero ci sia una riflessione, una sorta di non solo la concept note, ma anche una riflessione progettuale, anche se necessariamente non richiesta dal Ministero per poi siglare la convenzione, che ci riconduca un po' a questo. Io adesso passo la parola a Paolo Brambilla e, come promesso, poi negli ultimi 10 minuti provo a lanciare un po', e spero anche attraverso i vostri contributi. Nel frattempo ci sono 2 domande a cui risponderei in coda, se ne arrivano altre, ottimo, proprio per poter così dare un po' una chiusura di quello che spero possa essere, cioè è la nostra idea, l'idea della nostra faculty, una faculty che si sta arricchendo di professionisti, proprio come contributo in questo momento alla professione e alla possibilità di acquisire le relative risorse del PNRR. A questo appunto lo rimenzioniamo in chiusura. Chiedo anche nel frattempo, così magari ci prepariamo ad animare, perché questi momenti sono magari per certi aspetti sono molto belli, perché ci consentono di andare a tante persone nello stesso momento e non a dover prendere treni, aerei per arrivare faticosamente in un luogo. Però la partecipazione attiva dell'aula, ecco, io la fomenterei in questo momento, per cui se ci sono dei colleghi presenti che poi fanno anche parte della faculty, oppure sono stati o hanno curiosità, si possono prenotare magari attraverso la chat, dicendo se c'è la volontà di avere un piccolo intervento, uno spazio, in modo che poi Claudia possa attribuire il ruolo di relatore. Lo chiedo qui soprattutto, sapendo che ci sono in aula dei colleghi che poi faranno parte di questo bel gruppo, che per noi è un bel modo di fare i compagni di viaggio anche nei territori in maniera fisica e non solo, perché oggi riusciamo a fare anche tante cose magari meno fisiche di un tempo. Chi è molto fisico e anche molto sensoriale, sicuramente Paolo Brambilla, che ha cercato di riprodurre col suo stile anche in questa dimensione più virtuale, e quindi insomma godiamoci questo intervento che naturalmente, essendo stato concordato poi anche con la collega, tocca altre dimensioni e soprattutto entra un po' nel metodo che avremmo immaginato di portare
all'offerta anche dei territori. Paolo, a te la parola e poi, come ho detto, se c'è qualcuno, immagino Paolo, Patrizia che ci stanno seguendo, se volessero dire due parole, ci farebbe molto, molto piacere. Ok, buongiorno a tutti. Io ho preparato un piccolo video, e mi chiedo scusa, il montaggio è molto artigianale, dove ho cercato di raccogliere una serie di intuizioni da parte delle persone che abbiamo coinvolto fin dall'inizio rispetto a questo percorso. E successivamente vorrei puntualizzare quali sono i requisiti che noi abbiamo messo all'interno della progettazione, qual è un po' lo scenario, quindi darvi un po' il quadro generale della tipologia della proposta specifica che noi andremo a fare come gruppo di formatori supervisori ai diversi contesti territoriali. Solo per dare una sintesi, tra gli iscritti della giornata di oggi, il 30% proviene dalla regione Lombardia. Il 70% proviene da altre 14 regioni su 20 italiane, il che vuol dire che abbiamo un pannello di persone che sono presenti un po' dappertutto e che rappresentano forse il mondo del sistema integrato dei servizi, un po' come l'aveva disegnato la 328. E quindi adesso cerco di condividere lo schermo e di presentare il video. Poi ditemi se si vede. Ditemi se si vede. Adesso proviamo a vedere anche se si sente. Correva l'anno 2022 ed era il tempo in cui qua fiorivano forsizie e là scendeva la neve. Quelli erano tempi duri, poiché la gente aveva dovuto affrontare un virus che aveva colpito il mondo intero. E proprio quando finalmente sembrava che le cose andassero meglio, non troppo lontano era scoppiata una guerra. Ora, in molte città c'erano degli operatori che avevano il compito di trovare il modo di aiutare quei bambini e ragazzi in difficoltà. Il loro lavoro, già difficile prima, era divenuto ancora più duro per le difficoltà delle famiglie, per le ansie generate dalla pandemia e per le paure legate alla guerra. Un giorno uno di questi operatori ebbe un'intuizione. Pensò che valesse la pena fermarsi un attimo e provare a confrontarsi con tutti coloro che facevano il suo mestiere. Pensò che tutti, ma proprio tutti questi operatori, dovessero essere aiutati a fare quell'importante lavoro. Supervisione per promuovere il benessere degli operatori, per arginare i fenomeni del burnout e quant'altro. La prima intuizione di quella comunità fu che per proteggere e difendere bisognava prima di tutto proteggersi e difendersi. Per salvare gli altri deve prima salvare te stesso. Dall'idea di salvare gli altri prima di tutto. Il tuo più grande ostacolo non è il tempo, né la paura, né la troppa sofferenza. Farai bene solo se conserverai la fiducia e sfuggerai alla solitudine e al disincanto. Uno, il tema della promozione della salute, alla quale spesso non pensiamo perché siamo troppo occupati dall'utenza, dalla casistica, dalla burocrazia e ci dimentichiamo dell'importanza di un lavoro di promozione. Il tema della coesione sociale. La coesione è un concetto, a mio parere, leggermente più ampio, richiamato fra l'altro anche da un documento del Consiglio d'Europa, piuttosto che dire tu cerca di essere come noi vogliamo che tu sia, la coesione dice cerchiamo di stare assieme e che ci sia posto per tutti in questa società, possibilmente solidale e sussidiaria. Terzo aspetto è quello della cultura dei servizi, che rischia di avvicinarsi a quella che è la cultura dominante, qua per cui viene ascoltato chi ha il denaro, chi ha il potere o chi detiene i mezzi di informazione. In questo modo rischiamo di produrre degli scarti nella società delle persone che, non essendo in questi circuiti, sono ai margini, cioè persone per le quali invece siamo chiamati a fare un percorso di coesione.
credo molto che l'attività della scrittura sia anche terapeutica, sia salvifica per quanto riguarda l'attività dell'assistente sociale. Le attività di supervisione e soprattutto di espressione di un sé profondo, di un sé che possa portare alla luce vissuti, emozioni che non possiamo tenere sepolte, tenere nascoste, è certamente strategico. Un percorso di supervisione metodologica di supporto al ruolo deve cercare di nutrire la curiosità dei singoli partecipanti al percorso, suggerendo differenti punti di vista, favorendo quindi il confronto sulle fatiche, sull'impegno portato e anche a volte sulla crisi che può emergere dalla relazione con l'utente. Il supervisore è semplicemente il garante di questo processo, non altro. Ho anche un'altra convinzione, riconducibile a Marx, diceva: suppongo che se l'unica cosa che hai è un martello, sia allettante trattare tutto come fosse un chiodo. Percepire l'organizzazione come un mondo bisogno di martello. Poi per cui ho percepito non sufficienti le risorse a disposizione per poter rispondere ai bisogni dei cittadini. È inevitabile che in queste condizioni è stato comodo per me, confortevole, cercare gli elementi che descrivessero un chiodo in tutte le persone e nelle organizzazioni incontrate. Perché è inevitabile nella quotidianità, nel lavoro quotidiano, cercare di risolvere i problemi che abbiamo con i mezzi che abbiamo a disposizione. Bene, questo era il video di quattro delle persone che, dove ho raccolto i contributi di quattro tra le persone che abbiamo coinvolto inizialmente. E vorrei presentare velocemente i presupposti e la, diciamo così, i fondamenti di questa proposta che avrei intitolato Come si cambia. Chi conosce la canzone sa come va anche a finire. Vediamo se riesco a condividere lo schermo. Ok, ci siamo. Ok, lo slogan fondamentale della proposta è: nessuno escluso ma è incluso. Faccio riferimento al professor Sergio Manghi, che scrisse negli anni 2000 un articolo da questo titolo, dove parlava un po' del senso del ruolo degli operatori dei servizi che, stando sul confine dell'inclusione, sono quelli che garantiscono la tenuta del sistema democratico. In questo caso, nessuno escluso ma incluso è riferito al fatto che non si può far star bene chi sta male con operatori che non stanno bene nel loro contesto. Lo diceva anche la voce guida del video: per proteggere gli altri bisogna anzitutto proteggere se stessi, soprattutto dall'ansia di salvarli. La promozione della salute, di cui parlava uno degli interventi del video, è fondamentale, purché sia una promozione della salute rivolta a me e anche a tutti gli altri. Nessuno è escluso dallo stare male, nessuno è escluso dalla possibilità di uscire dallo stare male. Dobbiamo prendere anche spunto dall'Associazione degli Assistenti Sociali che si occupano di protezione civile, dove spesso l'assistente sociale vive e condivide le problematiche nelle quali si trova ad agire, ad operare. L'abbiamo visto nella pandemia, eravamo tutti coinvolti in un sistema complesso e c'erano operatori che in questo sistema complesso, pur vivendo
la difficoltà e la fragilità all'interno di questa criticità generale hanno agito un ruolo di aiuto. Ecco, questa è la prima, è il fondamento di questo tipo di progetto. Quali sono gli obiettivi? Primo obiettivo, migliorare le competenze professionali e relazionali. Coinvolgere operatori che sono nel territorio, che sono schiacciati dall'operatività, che sono alla rincorsa delle soluzioni, è dare loro uno spazio in cui possono esprimere le difficoltà, è uno spazio in cui possono dire: stiamo utilizzando questo metodo, questi strumenti, stiamo svolgendo queste attività, stiamo elaborando questa progettualità. E quindi la possibilità di apportare strumentazioni, la possibilità di condividere metodologie. Secondo punto, capire il contesto. Io ho iniziato a lavorare nei servizi sociali nel prepaleolitico inferiore e era stata appena emanata in Regione Lombardia la legge di riordino dei servizi sociali e mi si disse, neo diplomato in scienze del servizio sociale o come si chiamava allora, guarda, finalmente c'è un sistema regolato dopo tanti periodi di tribolazione, anche di incertezza organizzativa, eccetera, adesso finalmente vedrai che ci sarà un sistema che si assesta. Non mi è capitato fino ad oggi, sono passati moltissimi anni e fino ad oggi posso dire che non ho mai avuto periodi in cui c'è stata una tranquillità organizzativa e di sistema. Partendo da questo punto di vista, la professione è un percorso, è un cammino e quindi è un cammino che si innesta all'interno di un'organizzazione, all'interno di un sistema, all'interno dei vincoli e dei mandati di cui parlava prima Guendalina. Terzo obiettivo, attuare strategie per la prevenzione del burnout e mantenere un coerente livello motivazionale. Quante volte incontriamo operatori disillusi, stanchi, affaticati, in una situazione dove non riescono a vedere vie d'uscita per le persone di cui si occupano e per sé come operatori? Strategie per la prevenzione del burnout sono il non stare soli. Quanti lavorano in solitudine e per quanti di questi che lavorano in solitudine è fondamentale poter condividere questa solitudine. Così come è possibile condividere degli strumenti. Prima si parlava di segnalare l'eccessivo carico di lavoro. Chi mi conosce sa che io curo la pagina valutare i carichi di lavoro nel servizio sociale, sa che mi occupo di questo da una quindicina d'anni e è difficile rendere evidente un carico di lavoro per chi non conosce il contesto professionale, soprattutto se siamo in contesti all'interno di enti che hanno il servizio sociale come uno dei tanti soggetti che erogano servizi ai cittadini. Condividere una metodologia, condividere strumenti è fondamentale. La faculty, il gruppo dei docenti, chi stiamo intercettando e a chi ci siamo rivolti in questa fase di progettazione? Sostanzialmente ha due tipologie di figure professionali. Una prima tipologia è gli assistenti sociali esperti. Quindi assistenti sociali che da tanti anni stanno nel territorio, lavorano a contatto con l'utenza, hanno funzioni anche direzionali, hanno anche funzioni di docenza, coordinano progetti, si occupano di attività anche complesse e magari sono anche già stati, attuatori di percorsi di supervisione. Poi abbiamo individuato altre figure professionali, educatori esperti, psicologi esperti che conoscono il sistema dei servizi e di fatto questa faculty entrerà in relazione con i gruppi che si vorranno avvalere della nostra competenza
per individuare chi è meglio che faccia che cosa, di che cosa hanno bisogno, e sulla base dell'analisi dei bisogni, l'individuazione delle potenziali risorse di tipo personale e professionale. Di che cosa ci occuperemo? Ci occuperemo di supervisione organizzativa, cioè ci occuperemo di incontrare l'organizzazione, di analizzare con l'organizzazione il contesto, gli assetti operativi e gli esiti che si riescono a generare. Apriremo e chiuderemo con la supervisione organizzativa rivolta a quelle figure di snodo all'interno dell'organizzazione perché possano mettere a fuoco la loro competenza. Un secondo livello è la supervisione metodologica e progettuale, e quindi insieme guardiamo i progetti, insieme condividiamo gli strumenti, insieme coprogettiamo le risposte, gli interventi e la presa in carico. Terzo punto, che può essere convertito in supervisione di gruppo, ma che può essere lasciato così se ci sono delle necessità, è la supervisione individuale. Aiutarsi per aiutare, prendersi cura di sé per poter prendere in carico gli altri. Infine, questo è, credo sia il plus della nostra offerta, è la giornata benessere. Intesa non tanto che andiamo tutti alla spa a farci la sauna, ma che questo gruppo cercherà di costruire insieme un'esperienza legata allo stare bene e a rileggere questo stare bene in chiave professionale. Abbiamo sperimentato una giornata legata all'espressione artistica, alla scrittura, alla pittura, al movimento. Abbiamo provato a dedicarla alla gastronomia e quindi abbiamo fatto una giornata in cui ciascuno preparava il prodotto tipico e poi lo mangiavamo insieme, e in questa tavola riflettevamo sugli assetti organizzativi, sull'operatività. Posti belli, magari non legati all'attività professionale, anche perché spesso lavoriamo in posti che non curano particolarmente la bellezza, e anche questo diventa un problema, perché non puoi far star bene e far sentire bella la vita di una persona che magari la vede brutta in un posto che bello non è. E penso a tanti uffici un po' così. Direi che questo è un po' il quadro della proposta. Mi fermerei anche qui perché i contenuti densi che abbiamo già portato vanno lasciati sedimentare e decantare. Ridarei parola a Nicoletta in modo tale che possa fare una sorta di conclusione anche sulla base degli interventi che sono stati fatti, delle domande, delle eventuali questioni che pongono i partecipanti. Nicoletta, se mi senti? Sì. Noi siamo, sì, salve. Allora, mi stavo chattando con qualcuno che ci chiede delle cose anche non solo nella chat, diciamo, ufficiale, ma anche sulla mia messaggeria. Allora, ci sono delle domande e delle proposte. Naturalmente chiedo se ci sono ulteriori, diciamo, domande che arrivano, dubbi, o rispetto anche a interventi e contributi. Noi abbiamo tutto il tempo adesso per farlo, avevamo detto di contenere, siamo partiti anche un po' in ritardo, ma non vogliamo incidere sui tempi, perché di questo periodo qua siamo in settimana prepasquale, quindi non vogliamo proprio abusare, abbiamo le agende molto piene. Allora, provo a rispondere a un po' di quesiti. Ok, mi chiedono se noi pensiamo di organizzare, stante appunto che questo ruolo, questa specializzazione non è ancora, anche se allo studio dell'ordine, supportata da master universitari dedicati,
ma è costituita prevalentemente o da appunto esperienze curriculari o da corsi che sono stati magari proposti in maniera non accreditata da vari contesti territoriali, se UPEL Welfare vuol fare qualcosa. La risposta è sì, nel senso che noi vogliamo creare non soltanto e benessere e luogo di supporto, assistenza tecnica, formazione, ma anche alta formazione in collaborazione con l'università e ovviamente assolutamente con un contatto, un coinvolgimento diretto dell'ordine, perché questo è quello che stiamo facendo un po' in tutti i percorsi. Ricordo per esempio quello che abbiamo fatto sullo smart working nei servizi sociali, quindi in stretto osservazione e contatto con gli ordini nazionali e gli ordini regionali. E pertanto è proprio nostra intenzione di supportare anche i professionisti che vogliono intraprendere percorsi di formazione per la supervisione, supportarli. Evidentemente solo dopo che ci sarà definito a livello nazionale quelli che sono i requisiti per l'accreditamento, potremo poi accedere alla qualifica bollinata ministeriale. Fino a qui sono tutte iniziative che però valgono, soprattutto visto il livello di alcuni nostri colleghi della faculty, che appunto vengono o dal mondo degli ordini professionali o dal mondo dell'università, abbiamo tutte le premesse per poter dare questo tipo di supporto. Quindi a breve noi usciremo con questa proposta di accompagnamento formativo al ruolo di supervisore, e questo è sicuramente una cosa su cui ci impegniamo fin da oggi. C'è stata poi una domanda rispetto alla dimensione, a chi dobbiamo rivolgere la supervisione, soprattutto in quei contesti territoriali dove i servizi sociali sono variegati, i professionisti sociali provengono da comuni, da aziende sanitarie e da altri organismi, anche privati o del terzo settore. Evidentemente noi dobbiamo pensare che è l'organizzazione che ogni territorio si dà a definire il perimetro soggettivo di chi deve partecipare alla supervisione e dove sta il livello essenziale. Okay? Pertanto, se i sistemi sono integrati o se i servizi, anche di servizio sociale e professionale, sono delegati, evidentemente, indipendentemente dal contratto di lavoro a cui l'assistente sociale, l'operatore sociale appartiene o fa riferimento, dobbiamo coinvolgerlo in questo gruppo, diciamo gruppi da 15, ci siamo detti, no? Pertanto, cosa si intende per operatore di servizi? L'ho detto prima, lo ribadisco adesso. In primis abbiamo volto la nostra attenzione al core business del lavoro sociale, e quindi l'assistente sociale. Assistente sociale che opera nei vari servizi, non è l'assistente sociale del segretariato perché ha questa esposizione alla quotidiana al pubblico, è quella dell'equipe, è quella del servizio minori, è quella, quindi noi anche questa forma di specializzazione nella supervisione va rispettata. Perché ormai i nostri servizi, anche per le filiere a cui siamo stati indotti dei livelli essenziali, sempre di più avranno forme di specializzazione. Poi attiene all'organizzazione decidere se l'assistente sociale nasce e muore nel servizio tutela minori o se è più opportuno invece ruotare e far girare nei servizi per avere dei professionisti che uno magari si specializzano forse di meno ma vivono meglio l'esposizione al rischio burnout, non lo so, questo attiene a riflessioni che non afferiscono evidentemente alla giornata di oggi ma che abbiamo toccato, no?
organizzazione dei servizi, carichi di lavoro, sono sicuramente temi che lambiscono e interessano molto e che possono esporre più o meno a rischi. Quindi anche su questo ci piacerebbe, appunto, magari in contesti più piccoli di quello di oggi, no? In aule dove ci possa essere interazione. Noi abbiamo piattaforme dedicate a lavori che simulano del tutto quello che è l'aula fisica e poi anche, perché no, in presenza fisica. L'altra, quindi la domanda cui penso di aver risposto è innanzitutto non solo assistenti sociali, ma prevalentemente assistenti sociali di cui abbiamo parlato oggi, educatori, psicologi. Pensate a tutto quello che è oggi l'importanza del tema della violenza di genere e quanta specializzazione si sta generando e quanto rischio anche professionale si sta generando nel team che lavora sulla violenza. E quindi la faculty prevede sicuramente delle competenze specialistiche, anche psicologi, educatori, che poi entrano nel mondo di questi servizi. Quindi a estensione soggettiva dei profili degli operatori sociali, ma anche estensione dell'ente di appartenenza dei servizi, degli operatori. E poi ancora, rispetto, altra domanda, alla durata ideale di questi percorsi. Abbiamo detto, se non sbaglio, Gwendalina diceva ciclicità. Noi abbiamo bisogno evidentemente di seguire le linee guida che derivano, in questo momento è la scheda LEPS, poi usciranno delle linee guida che sono un contributo a specializzare e a migliorare sempre di più la definizione di questo, anche di questo profilo, oltre che del livello essenziale. Però evidentemente qui noi parliamo di interventi, ipotizzando la nostra schedina delle 16 ore, evidentemente parlando di incontri che devono essere minimo di 2 ore, evidentemente si deve avere una ciclicità, una periodicità, ok? Scusate che, sì Paolo, rispondo a Paolo. Paolo Paier, che era intervenuto nel video, è presente? Secondo me sì, quando io ho chiuso per me poi, o se vuoi anche adesso, dare un contributo, ovviamente chiedo a Claudia di abilitare come relatore anche Paolo Paier, che vuole intervenire. Quindi il tema è ciclicità, periodicità per queste 2 ore, e poi mi sembra che Paolo abbia buttato là qualcosa che ha a che fare col benessere, momenti un pochino più lunghi, un pochino più di pausa benessere, che possono evidentemente alternare. Evidentemente se diventa un livello essenziale noi dobbiamo avere delle operazioni di manutenzione periodica, un tagliando, chiamiamolo, non vorrei essere brutale, no? Però forse va visto un po' così. Se Paolo è già collegabile, farei intervenire lui e poi chiudo con 2 slide rispetto al riepilogo di tutte le azioni di sostegno che stiamo facendo sulla missione 5 del PNRR. Ciao Paolo e benvenuto, ti lascio la parola. Allora, il mio intervento è abbastanza a sorpresa, nel senso che non me l'aspettavo nemmeno io, per cui mi assesto anche da un punto di vista dell'inquadratura. Grazie, vi ringrazio. Stai riuscendo bene, stai venendo bene. La camicia è una chicca. Perfetto. E vi ringrazio, vi faccio i complimenti. Faccio complimenti a Paolo, a Gwendalina. L'idea è estremamente interessante. Io intervengo in maniera molto spot, brevissimo, per dire che porto un piccolo strumento, che è quello della scrittura, perché nell'ottica di fare manutenzione degli operatori, e Paolo ha avuto veramente la capacità anche di spiegare in termini progettuali questo tipo di idea, l'idea di star bene, di benessere dell'operatore, che non può assistere altri se non è centrato, se non è in una condizione quantomeno di equilibrio, secondo me
vede nella scrittura la possibilità di un veicolo potente. Non è tecnica, non è, diciamo che la supervisione delle attività che proporremo saranno un laboratorio di scrittura, però ci sarà la possibilità, credo, di scoprire nella scrittura un approccio, una possibilità di oggettivare, di poter distaccare dal sé e che uno si porta dietro per tutta la sua vita professionale, per cui non sarà quel momento, un momento illuminante, un momento liberatorio, ma sarà una possibilità di confronto su un'attività che l'assistente sociale fa sempre, per cui non è che faremo qualcosa ex novo, dire o scopriamo in maniera incredibile, no, si fa sempre, però ci si può riflettere sopra, possiamo riflettere su che cosa significhi la scrittura, che tipo di potenzialità ha e anche che tipo di strategie, che tipo di tecniche può avere anche una narrazione del sé che può essere di scoperta, io scopro me stesso, ma anche io faccio scoprire me stesso agli altri, insomma. Grazie, grazie a tutti, grazie Paolo, grazie Vendalina, grazie Nicoletta, torno nel mio ridotto. Grazie Paolo del contributo live su questa pista che effettivamente è piuttosto inedita e è particolarmente interessante. Poi ognuno probabilmente, come succede nella vita, ha i suoi strumenti e deve trovare i suoi strumenti, però come faccio a trovare gli strumenti se qualcuno non me li presenta, non me li offre, non me li fa sperimentare? Quindi l'idea nostra è proprio quella di trovare un luogo di pratiche professionali anche per scambiare buone prassi e buoni mezzi. E quindi io provo a condividere, se riesco, le ultime due slide. E cosa facciamo? Cosa facciamo quindi per riepilogare un po' cosa stiamo facendo in questo momento per missione 5C2 PNRR come Open Welfare? Allora, sicuramente riteniamo di dare dei supporti formativi, come questo di stamattina, anche un po' anche gratuiti, perché è giusto che Open Welfare, che non ha sicuramente scopo di lucro, possa fare questo per associati e non solo. E questa è una mia idea come direttore scientifico di questa linea pensata e voluta a modello e a misura degli enti. Il contributo di tutti, anche proprio nel darci suggerimenti, piste, bisogni, fabbisogni, è utilissimo, indispensabile. Non c'è autoreferenzialità, c'è un dialogo quotidiano con chi lavora e noi tutti lavoriamo, non siamo in un alto empireo o fuori dal contesto. Quindi supporto formativo, supporto anche specialistico, perché è in previsione ad esempio una giornata dedicata agli appalti per il PNRR, perché parliamone, anche su questo abbiamo voluto semplificare o complicare, cioè i milestone europei sono dei pezzi di importante scasso di abitudini e attitudini e trasversalmente vanno su tutto, quindi il principio di non provocare ulteriore danno, di non cementificare, di avere sostenibilità, di avere parità di genere, noi lo troviamo in tutto, compreso anche il condizionamento agli specifici contratti, appalti che deriveranno dall'esecuzione delle progettualità del PNRR. Quindi questo è un pezzo che annuncio, anticipo, perché è un pezzo importante che mi stanno chiedendo, ma cosa è complicato, è complesso ed è tutto molto concentrato in poco tempo. Ovviamente nella vocazione di UPEL come modello e metodologia ci stanno le risposte ai quesiti, ne stanno arrivando tanti, vi chiedo un po' anche la pazienza, no? Perché magari non sono subito prontissima a rispondere, ai colleghi insomma, che se ne fanno carico lo stesso, però rispondiamo ai quesiti che integrano evidentemente le FAQ ministeriali, non pretendono minimamente di sostituire le FAQ. E gli sportelli di consulenza. Gli sportelli sono un po' il fiore all'occhiello di UPEL, quindi lo sportello è un luogo privilegiato, una mezz'ora dedicata all'ente con le specificità, ovviamente preventivamente comunicate, che l'ente ha anche
non solo per quesiti, ma anche per supervisionare gli atti. Oggi parliamo molto di supervisione e la mettiamo anche sugli atti. E quindi i dubbi, le esemplificazioni, le questioni pratiche che nel corso del percorso vi potranno occorrere. I laboratori di pratiche professionali, che sono un po' la mia invenzione, i luoghi della comunità, i luoghi della comunità che fa. Quindi con la guida, la facilitazione, noi andremo a fare, non appena ci saranno i formulari, i laboratori sulle linee, sulle singole linee, per capire meglio come adempiere al pezzo di fase 2, il SAL 2. La prima fase l'abbiamo superata, siamo stati ammessi, adesso cosa dobbiamo fare? Quindi lì faremo tutti i laboratori tematici sulle 7 linee. La comunità dei progettisti e dei rendicontatori, l'ho promesso, lo mantengo. Ovviamente per tutto quello che sta succedendo mi rendo conto che dovremmo farla a numero chiuso, inevitabilmente, perché sennò non c'è interazione, ok? Quindi su qua direi che possiamo cominciare un po' a prenotarci per avere questo luogo di scambio tra pari, di supporto proprio anche di spalla su cui piangere, o comunque di soluzioni che qualcun altro prima di noi ha dovuto individuare per un medesimo problema. E quindi comunità dei progettisti e rendicontatori è un'attività che è molto impegnativa, sta diventando sempre più rigorosa, perché con i fondi europei ci stiamo, insomma, imbattendo in problematiche di controlli, e se un controllo non va bene i soldi non arrivano o vanno restituiti, quindi è giusto che noi ci rafforziamo anche su questo. E poi l'altro pezzo, che è l'assistenza tecnica per tutta la progettazione, il project management, che va dalla progettazione esecutiva agli atti e documenti per la realizzazione delle attività di progetto, al coordinamento dei progetti, quindi le coprogettazioni, gli appalti, i progetti sovraambito, e il supporto alle attività di rendicontazione dei progetti. Qui il livello di supporto lo decidete voi, nel senso che se c'è un bisogno, evidentemente, di chiavi in mano, si fa anche chiavi in mano. Se c'è un bisogno invece di affiancamento di una figura da formare, perché poi ci sia l'autonomia, l'indipendenza dell'ambito, dell'ATS, ottimo, affiancheremo, supporteremo con gli esperti, cioè, per ciascuna materia, questo percorso. Ho bisogno di essere un po' guidato sull'appalto di lavori, va bene, ho bisogno di essere un pochino, di affiancare la ragioniera sulla rendicontazione europea, va bene, oppure no, io non ho la risorsa, ho bisogno che mi facciate proprio questo tipo di servizio. Noi abbiamo colto che ci sono queste gamme, queste graduazioni di bisogno, e proviamo quindi insieme a costruirlo. In particolare sulla linea 114, evidentemente la progettazione e realizzazione delle attività di supervisione, su questo ci sarà un laboratorio specifico una volta usciti i formulari, per mettere in concreto un po' le idee vostre e quelle che sono magari state buttate lì come suggestione anche dalla mattinata che abbiamo appena trascorso, e le proposte per la formazione di aspiranti supervisione, ma soprattutto ci stanno chiedendo, e quindi qui stiamo appunto valutando diciamo il pacchettino già fatto, di affidamento del servizio di progettazione e di realizzazione delle attività di supervisione. In questo modo ci saranno anche qui tutte le possibili gradazioni che possano rispondere ai bisogni. Naturalmente io, come sempre, con molta semplicità e con molta umiltà, vi chiedo di farci capire bene laddove c'è un bisogno, che tipo di bisogno, e sicuramente, ecco, Open Welfare c'è. Io mi fermo qua, perché ci siamo detti insomma, ci sono ulteriori osservazioni, ben vengano, però se no noi abbiamo tutti gli spazi. Sicuramente Claudia, e quindi le mail di Upel sono idonee tutte per poter insomma porre anche delle questioni fuori onda, il materiale, ma anche qualche ulteriore approfondimento,
anche su sportello, se volete, può essere dato non solo dagli esperti di oggi, ma tutta la faculty che stiamo costituendo. E poi sicuramente quello che vorrei, insomma, oltre a augurarvi una buona Pasqua, è questa attenzione che però ci state dimostrando sempre, a che magari quando c'è una novità, un aggiornamento, la pazienza del fatto che non ci sono tempi lunghi di preavviso, cioè esce qualcosa e noi ve lo proponiamo. Quindi ci scuserete se a volte l'agenda non è così programmabile, ma come sapete i nostri percorsi sono tutti registrati e quindi c'è la possibilità poi di ascoltarli sui canali social di welfare, di Open Welfare o di Open in generale, e quindi il materiale, sia slide sia registrazioni, sono assolutamente disponibili. Ecco, io ringrazio i colleghi, ringrazio tutti voi, ringrazio sicuramente Claudia Upe, la segreteria, che è sempre pronta a venirmi dietro tempestivamente quando mi vengono le idee. E vi auguro buona Pasqua, una Pasqua di serenità, sicuramente sarebbe bella anche di pace. Ci rivediamo subito dopo Pasqua, il 19, con la giornata che abbiamo, è un evergreen, però sicuramente ci sono delle novità in campo sul diritto di accesso alla documentazione del servizio sociale, professionale, amministrativo, insieme al collega Massimiliano Gioncada e a Guendalina Scozzafava, per gli aspetti che sono più, diciamo, di impostazione di matrice più legale, di matrice più deontologica, professionale, per sgombrare un po' il campo anche da tanti dubbi che ancora attraverso i quesiti io vedo che quotidianamente assillano l'assistente sociale nella relazione col consigliere comunale, nella relazione con il marito separato, con l'avvocato della moglie, eccetera, eccetera. Grazie a Guendalina, grazie a Paolo, sempre un piacere lavorare con voi, grazie ai contributi del pubblico, ci dispiace non avervi visto in faccia, ma siete stati tanti, attenti, e ci piace l'idea che ha fatto la statistica Paolo, che siamo ormai da tanto tempo, che bello, anche insomma su tutto il territorio nazionale. Il contributo anche delle colleghe della Sardegna, della collega della Sicilia, insomma, in questi giorni stiamo avendo dei bei confronti con loro e ci fa sicuramente molto piacere. Grazie a tutti, buona giornata, di nuovo grazie, buone giornate di festa.